Bentrovati a tutti i telespettatori di Italiani Così a queste notizie fresche provinciali del 22 dicembre curate dalla nostra redazione. Nicosia è una delle novità di questo cartellone natalizio nicosiano. L'associazione Da Cosa Nasce Cosa ha organizzato per la prima volta in città i mercatini di Natale. Una serie di stand installati in piazza Martiri di Nassiria, in una delle zone più frequentate da Nicosia nel fine settimana. Il belvedere di Santa Maria di Gesù ha preso vita con gli stand allestiti dai commercianti che hanno aderito all'iniziativa, diverse le tipologie di prodotti che i visitatori hanno trovato esposti. Dai prodotti alimentari, artigianato locale, ma anche mobili e giocattoli. Uno stand dei mercatini è stato dedicato alla raccolta di giocattoli usati da devolvere in beneficenza attraverso l'iniziativa Rigiocattoliamo, giunta quest'anno alla sua seconda edizione, promossa e sostenuta da Avis di Nicosia, Avuls Onlus e la Diocesi di Nicosia attraverso la Caritas. Nicosia, per questo Natale 2014, la pastorale del turismo, tempo libero e sport della diocesi di Nicosia ha promosso un evento denominato la Via Sacra, che ha offerto la possibilità di visitare presepi allestiti in quartieri caratteristici della città di Nicosia. Le chiese che hanno allestito diversi presepi sono la chiesa di San Michele Arcangelo, la chiesa di Sant'Agata, la basilica di Santa Maria Maggiore. Accanto ai presepi tradizionali spiccano le mostre di mini presepi artistici realizzati in lamina dal maestro d'arte Santino Barbera di Nicosia e dei mini presepi artigianali realizzati in legno dal maestro d'arte Antonio Calandra di Assoro. Comunemente il padre del presepio viene considerato San Francesco d'Assisi, che nel Natale del 1223 allestì appunto il primo presepio in un bosco. E quest'anno i frati minori cappuccini di Nicosia hanno deciso di dedicare il tradizionale appuntamento annuale con il loro presepe vivente proprio ad una ricostruzione della vita di San Francesco. Nicosia, bella vittoria del città di Nicosia nel campionato di prima categoria. I ragazzi di mister Burrafato battono per 5-1 il città di Castellana. Le reti sono state messe a segno da Catania al quinto minuto, al 38esimo il raddoppio di Battaglia. Al 50esimo terzo gol del Nicosia con Bruno su calcio di rigore, al 52esimo quarto gol realizzato da Lombardo, al 55esimo accorcia le distanze il Castellana con Mancuso, quinta ed ultima rete del Nicosia al 90esimo con Castro Giovanni. Con questa vittoria il Nicosia con 16 punti sale al nono posto, raggiungendo in classifica l'Enna. Nicosia, una vittoria ed una sconfitta per le due squadre nicosiane che disputano il campionato regionale di Serie C di volley. Vince il Nicosia Volley per 3-1 contro la Virtus Floridia, terza vittoria consecutiva e metà classifica raggiunta. I biancorossi, guidati da Mimmo Tripi, concludono l'anno con tranquillità. Sconfitta la NAF di Andrea Angilello a Messina con il Domenico Savio per 3-1. Le ragazze si trovano ora all'ultimo posto in classifica, in attesa che rientrino le diverse giocatrici che nel corso di questo campionato hanno subito gli infortuni, tenendole fuori dalla squadra. Nicosia, terza sconfitta nel campionato di basket di prima divisione nel girone ionico. La Stock Family Nicosia perde la cicatena contro la Cireale per 73-39. Disastroso il primo quarto che ha condizionato l'intero esito della gara. Il Nicosia nei successivi quarti ha tentato una reazione giocando praticamente alla pari con gli avversari. Ultima partita dell'anno per la squadra di basket nicosiana. Nel prossimo turno, l'11 gennaio, i cestisti biancorossi torneranno a giocare in casa contro la capolista Alfa Catania, che ha vinto tutti gli incontri disputati. E con questo abbiamo concluso. Vi do appuntamento alla prossima edizione di Notizie Flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.